dopo ben 4 anni, anzi 5 anni per l'esattezza, una nuova grande attrazione di livello mondiale, devo dire, rientra a far parte del patrimonio di Gardaland. Questa attrazione è Mammut. Si tratta di un grande roller coaster, di un mine train di Vekoma, è lungo più di 1 chilometro. Si tratta di un emozionante ride di oltre 3 minuti buoni, più loading e unloading, quindi devo dire che dal punto di vista della soddisfazione siamo su livelli molto molto elevati. Insieme al nostro carissimo amico Claudio Mazzoli abbiamo sviluppato una scenografia che poi diventa un'avventura, come ben sapete, proponiamo un'avventura al nostro pubblico. L'avventura questa volta è ambientata tra i ghiacci dell'Artico. La storia è quella della base di una spedizione alla ricerca di ossa del mammut che non si sa per quale motivo è stata improvvisamente abbandonata. Gli anni in cui ci troviamo sono circa gli anni 40. Difatti, a testimoniare che siamo più o meno in quell'epoca, tra le scenografie che abbiamo inserito ci sono due meravigliosi camion, due GMC 6x6 americani della seconda guerra mondiale che abbiamo ritrovato, bellissimi, e che abbiamo trasformato in camion di questa spedizione. Insomma, improvvisamente questa spedizione è stata abbandonata e non si sa perché in realtà a quanto pare c'è un mammut veramente vivo che si muove nell'attrazione. Questo non è vero, però certamente questa è la scusa per creare un percorso assolutamente dinamico, molto scenografato. Come vedete nel modello qui dietro alle mie spalle è un susseguirsi di dentro e fuori, tra le rocce, tra le stalattiti di ghiaccio delle gallerie, quindi sarà assolutamente divertente. Quali sono i motivi che vi hanno fatto propendere per un mine train di questa portata e importanza? Ma devo dire, le ragioni sono molteplici. Innanzitutto c'è una ragione che è connessa alla capacità oraria. Voi sapete, potete sicuramente immaginare che un grande parco come Gardaland abbia sempre come una delle ragioni tecniche fondamentali, ma anche strategiche, quelle di riuscire ad offrire in ogni momento una capacità oraria elevata. Eravamo quindi alla ricerca di un'attrazione che avesse di base una capacità significativa in grado di offrire quindi al pubblico immediata soddisfazione senza dover avere dei grandi tempi di attesa. Quindi questa è stata una prima ragione in base alla quale ci siamo appunto, diciamo, indirizzati verso un certo tipo di attrazione. All'interno di queste poi siamo andati alla ricerca di qualche cosa che avesse la possibilità di essere condiviso da una parte più ampia di pubblico, e sicuramente il settore dei family coaster è un settore che, come sapete bene anche voi, ovviamente è un settore molto trasversale, perché il pregio di un family coaster è di essere abbordabile anche da un bambino, sicuramente di grande soddisfazione per degli adulti, e anche un teenager comunque può essere assolutamente soddisfatto. Certamente non siamo nel campo delle attrazioni estreme, che però, come sapete, si contano un po' sulla punta delle dita delle mani e che interessano una parte molto limitata di target. Direi il 95% degli altri rimangono giù a guardarli su, per cui se vogliamo offrire al nostro pubblico, ma in generale, delle attrazioni che siano condivise, dove ci si diverte tutti insieme, bisogna essere in grado di salirci tutti insieme, e il Mammut direi che è proprio una di queste scelte. Questa è la prima novità. La seconda novità si collega al nostro gruppo internazionale, che sapete benissimo, il gruppo Merlin, che è proprietario di una serie di marchi come Dungeon, come Madame Tussauds, come Legoland e anche come Sea Life, ha deciso di aprire il primo Sea Life italiano sarà presso Gardaland. Dal nostro punto di vista è anche un'occasione molto importante, perché così finalmente dopo qualche anno concretizziamo la nostra strategia di destinazione, di vera destinazione, aprendo un second gate, il primo pezzo di second gate. Il Sea Life sarà posizionato dalla parte opposta del parcheggio, quindi il nostro pubblico dal parcheggio sulla sinistra andrà attraverso il sottopassaggio nel parco di Gardaland, andando verso destra accederà al Sea Life. E Sea Life, ripeto, sarà il primo pezzo del second gate. Il Sea Life ha una funzione edutainment e quindi si lega a un progetto che secondo noi è molto molto più ampio, cui lei ha anche accennato un attimo fa, e cioè quello di un grande resort dove ci sono diverse possibilità di offerta. E quindi vorremmo capire meglio come nel prossimo futuro si svolgerà questo tipo di offerta. Vi saranno anche biglietti combinati, vi sarà, supponiamo, una destagionalizzazione forte di questi prodotti, per cui Gardaland si posizionerà ulteriormente come
un prodotto valido per tutti i tipi di target, ma allo stesso tempo credo anche per tutti i tipi di stagione. Certo, sì, ma ecco, devo dire in questo l'acquisizione di Merlin ha per fortuna riconfermato quello che era il nostro disegno strategico già intrapreso precedentemente, cioè che era quello duplice, quello di diventare a tutti gli effetti una realistica destinazione da un lato e progredire nel processo di destagionalizzazione nell'altro. Quindi meno male, hanno pienamente riconfermato, oltre al management, anche queste due ipotesi strategiche che avevamo già sviluppato precedentemente. E devo dire, il Sea Life va esattamente in entrambe le direzioni. Il Sea Life sarà aperto 12 mesi all'anno e quindi anch'esso andrà ad aiutare pian piano a smuovere un pochettino questa tendenza che c'è in Italia, nel nostro mercato, di avere dei prodotti esclusivamente, diciamo, primaverili estivi. Come sapete già Gardaland da ormai 5 anni ha aperto tutti gli inverni con sempre maggiore successo. Adesso mi auguro che con l'aggiunta del Sea Life, comunque il fatto che si possa andare tra virgolette al parco, anche se poi il Sea Life non è un parco, comunque si possa andare al parco anche quando c'è brutto tempo, quando fa freddo, entri un pochettino nella mentalità di tutti. L'altra area è quella del resort e della destinazione. Gardaland è già una destinazione, Gardaland è già un resort, per continuare a diventarlo ancora di più deve allargare la sua offerta di entertainment e di accommodation. Di entertainment lo stiamo facendo con il Sea Life e lo faremo nel breve futuro anche con altri marchi del gruppo, lo faremo anche nell'accommodation con ulteriori alberghi. Stiamo per partire finalmente con il progetto del secondo hotel e quindi la strategia di vera e propria destinazione a questo punto avrà più accommodation e più entertainment.